Minarda è grata al comandante della sottosezione della Polstrada per aver reso ancora più centrale la cittadina ufitana grazie ai numerosi incontri extraregionali di formazione sulla sicurezza stradale che hanno visto insieme tutte le forze dell'ordine. Ed oggi, a pochi giorni dal saluto di Antonio De Bellis in congedo dopo 42 anni di onorato servizio, ha voluto salutarlo con una piccola cerimonia in sala consiliare. Io ho cercato sempre di mettere al primo posto quello che è la formazione, il coordinamento tra le varie forze di polizia e non solo, ma anche delle istituzioni, perché insieme si vince. Si vince che cosa? Si vince dando tranquillità e sicurezza alle persone, aiutandole, servendole, perché il nostro compito primario è quello che è l'obiettivo di tutti, è quello di dare un pochettino di tranquillità e di far vivere una comunità nella serenità e nella legalità. Questo è stato sempre il mio obiettivo e spero di aver lasciato una traccia che possa essere ereditata da chi mi sostituirà al comando della sottosezione di Grotta Minarda, perché è un reparto prestigioso, un luogo strategico molto importante, uno snodo autostradale che eventualmente investe varie culture, varie civiltà che sono quelle pugliese con quelle campane, ma nonché anche come viatico per il nord e quant'altro. Questo è molto importante. Quindi Grotta Minarda, centro dell'attenzione, centro della formazione, centro della cultura, centro della legalità. Qual è l'operazione che le rimarrà per sempre impressa? L'operazione che rimarrà sempre impressa è quella dell'anno scorso, riferita al periodo della neve, dove ci siamo prodigati notevolmente per il soccorso delle persone che erano in grosse difficoltà, perché questo è il nostro obiettivo. Grotta Minarda sicuramente è una posizione strategica, ma bisogna anche riempirla di contenuti e di attività, e per noi il comandante della Polizia Stradale di Grotta Minarda, il dottore Antonio De Bellis, ha dato un grande impulso non solo come attività, diciamo, professionale e istituzionale, ma soprattutto anche come momento culturale, formativo, per aver fatto incontrare in diverse iniziative il mondo della polizia, dei carabinieri e quindi delle amministrazioni, per dare un servizio di qualità alle nostre comunità.